sicuramente cambiano alcune regole del mercato del lavoro che conosciamo. Noi siamo sempre stati abituati a dire che ci sono delle professioni che sono solo umane, perché presuppongono creatività. Questi sistemi entrano prepotentemente anche sui mestieri professori umani. Il traduttore, per fare qui il corso laurea di insegnare, era un corso di mediazione linguistica, in cui c'era una componente importante legata alla traduzione e alla traduttologia. Questi sistemi oggi producono traduzioni di discreta qualità. I traduttori continuano a dire: sì, ma le sfumature le capisco io, traduttore umano, so di più. Oggi è vero, ma se voi pensate a come funzionano e come sono addestrati questi sistemi, se io vi do un corpus di traduzione, qui si potrebbe entrare nello specifico e argomentare ulteriormente, ma mi sembra molto probabile che abbastanza presto questi sistemi avranno una quantità di informazioni dal loro corpus da cogliere sfumature di traduzione che il traduttore umano non coglie. Cioè tempo 15-20 anni, questa è la previsione che sentirei di fare, avremo sistemi che producono meglio del traduttore umano. È chiaro che questo ha delle conseguenze pesanti sul mercato.